Ragazzi, esce un retroscena incredibile, ok? Perché questa notizia è clamorosa, ok? Perché a Milan è stato sfumato il sogno di Zirkzee. Quindi ce lo prendiamo noi oppure si è giunto di fare la concorrenza per un Joshua Zirkzee, poi vendiamo, ok? Perché non vuole portare in bianco nero, va bene? Quindi questo è il mio quadro in generale, quello che ho fatto su Zirkzee, perché se Joshua Zirkzee sarà un giocatore della Juventus, io sono il primo a dirlo, ok? Perché è così. E quindi il Milan ha sfumato il sogno, quello di Joshua Zirkzee, e quindi ce lo prendiamo noi. Quindi Giuntoli fa la concorrenza, perché fa lo sgarro a Milan, ok? Quindi sono sicuro che verrà alla Juve Zirkzee. Quindi sono sicuro al 100%. Non c'ho ulteriori dettagli, quindi queste sono le statistiche, quello che ha fatto Zirkzee a Bologna, però mira alla Juve, quindi sono sicuro che alla fine ce la prendiamo noi, ok? Quindi questo è quanto sul tema di Zirkzee, ok? Quindi sono questo Mindo e buona giornata a tutti, ok? E sempre fino alla fine, quindi fate un'iscrizione su questo canale se non l'avete ancora fatto e attivando tutte le notifiche per non perdere i prossimi contenuti e lasciate anche un like. Quindi Mindo solo questo e aggiornatevi sul mondo nel calcio mercato e quant'altro. Quindi sono questo Mindo e buon proseguimento in giornata a tutti e un buon giovedì a tutti, quindi una buona serata e sempre fino alla fine, però ricordatevi che la Juve va prima di tutto, perché Zirkzee sta valutando di venire alla Juve, quindi Giuntoli lo riporta alla Juve, così come Andy Lorenzo e tutto. Quindi mi raccomando, e fai la concorrenza pure a Napoli, alla Juve contro i Napoli. Quindi Juve non fare stronzate, mi raccomando, e forza Juve.